Ultimamente, anche a causa delle molte ricorrenze che hanno coinvolto il settimanale Topolino, ho un pochino trascurato le storie recenti, almeno relativamente a quel che riguarda la serie Disney Comics and Science. Con questo video allora cerco quantomeno di riparare questa mancanza recente grazie all'ultima storia di Newton e Pico in viaggio nel sapere. Scritta da Giorgio Fontana e per i disegni di Simona Capovilla, presenta nel titolo una piccola citazione cinematografica, Newton contro Newton. Il riferimento però non è tanto al famoso film Kramer contro Kramer, ma a una specie di confronto tra Newton pitagorico e il suo ben più famoso, quasi omonimo, Isaac Newton. Pico, infatti, si appresta a spiegare al piccolo Newton la gravitazione universale. Nel corso della sua spiegazione, Pico propone a Newton un piccolo esperimento che possiamo fare tutti noi a casa, ovvero far cadere verso il basso un segnalibro e un libro. In effetti, possiamo fare lo stesso esperimento proprio con la copia di Topolino che troviamo in edicola. Questo perché, allegata alla copia, avevamo la riproduzione su un foglio della copertina di Topolino riferita al Destino di Paperone, quella del 1499 per la precisione. L'esperimento è da svolgersi in due fasi. Nella prima fase si lasciano cadere separatamente dalla stessa altezza il segnalibro, il foglio di carta, la nostra copertina stampata sul foglietto e il libro o il topolino in questo caso. Cosa succederà? Succederà che i due cadranno verso terra e alla fine a colpire il pavimento sarà prima Topolino, giusto qualche attimo prima, ma quell'attimo che ci permetterà di vedere che effettivamente la copertina, un po' oscillando, arriva subito dopo. Saremmo portati allora a pensare, proprio come Newton, che ciò che attira i corpi verso la Terra è la massa, visto che la copertina è evidentemente più leggera rispetto al topolino. Se però ripetiamo l'esperimento mettendo la copertina stampata sopra al topolino e lasciamo cadere, la copertina cade insieme a Topolino. Quindi questo vuol dire che in realtà la proprietà non è tanto la massa, perché altrimenti la copertina nel corso della caduta si sarebbe staccata dalla copia di Topolino, ma ciò che in realtà nel caso precedente ha fatto rallentare la copertina è l'attrito dell'aria, l'aria che noi respiriamo e che quindi ci permette di sopravvivere sulla superficie del nostro pianeta. Infatti, se potessimo ripetere questo stesso esperimento sulla Luna, beh, una piuma e un martello cadrebbero esattamente nello stesso modo, cioè con la stessa velocità, arrivando a toccare la superficie della Luna nello stesso istante. Ora, attenzione, proprio un oggetto che cade dall'alto che sembra, secondo la leggenda, aver ispirato Newton in una idea particolare. La leggenda è nota, cioè una mela che cade sulla testa di Sir Isaac. Come tutte le leggende, è una storia che non è mai stata veramente verificata. È un po' come la storia dell'Eureka di Archimede, che se ne uscì fuori dalla vasca quando ebbe la sua fantastica idea per le famose corone. Però questa, come si suol dire, è un'altra storia. Ciò che però la storia ci dice è che a un certo punto Newton ebbe l'ispirazione, l'idea di applicare la gravità a tutto l'universo. Ovvero, Newton pensò che proprio la gravità fosse quella forza che attirava, che teneva i pianeti legati alla propria stella, cioè Mercurio, Venere, Terra, Marte, eccetera, eccetera, erano costretti a ruotare intorno al Sole, proprio a causa della gravità. Ed espresse ciò attraverso una formula, la formula della gravitazione universale. Ora, da questo ne potremmo tranquillamente andarci a fare una domanda
piuttosto interessante. Perché i pianeti non cadono sulla superficie della loro stella, proprio come per esempio la mela cade sulla superficie del pianeta quando si stacca dal ramo dell'albero? In effetti, per quel che riguarda gli oggetti che ruotano intorno a una stella, possiamo avere tre diverse situazioni. La prima situazione, l'oggetto cade sulla stella compiendo un'orbita a spirale. Seconda situazione, l'oggetto ruota intorno a una stella utilizzando un'orbita chiusa. Terza situazione, l'oggetto ruota intorno alla stella in un'orbita aperta, iperbolica, cioè fa semplicemente un passaggio accanto a quella stella e poi si allontana senza più ritornare. E a questo punto, quali sono le condizioni che permettono a un pianeta o un qualunque oggetto di ruotare su un'orbita chiusa intorno a una stella? È una condizione di equilibrio tra la forza centrifuga, che è una forza legata al moto circolare del pianeta intorno alla stella, e la forza di gravità che la stella esercita sul pianeta. Si possono fare tutta una serie di complessi calcoli matematici, in realtà neanche tanto complessi, in cui alla fine si identifica che la costante di questo moto non è certamente la velocità, altrimenti l'orbita sarebbe perfettamente circolare, cosa che non è. Ma comunque, alla fine, si scopre appunto che deve esistere un equilibrio di questo genere. Tra l'altro, una situazione questa di equilibrio che è più o meno precario, quanto più è vicina o lontana l'orbita del pianeta stesso a un'orbita circolare. Infatti, più un pianeta ha un'orbita ellittica, più è probabile che una eventuale perturbazione esterna spinga quel pianeta a diventare il classico pianeta aramingo. Mentre in una situazione di un'orbita circolare abbiamo invece una situazione molto più stabile e tranquilla per il pianeta. Ok, mi rendo conto che in un certo senso questo è un pochino il prosieguo di un altro video che ho dedicato proprio ai modelli cosmologici. E quasi sicuramente, se ci sarà la puntata di Pico e Newton in Viaggio nel Sapere dedicata ad Einstein, potremmo tornare nuovamente qui a parlare di gravità, in questo caso di relatività. O forse, più semplicemente, potrei anche ignorare la storia e dedicarvi una serie invece di video proprio alla relatività di Einstein. Chi lo sa? Però l'unica cosa certa è che siamo ormai arrivati alla fine, quindi vi invito, come sempre, a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!